a lungo. Allora questa sera ci è venuto a trovare, lo ringrazio perché lo ritroviamo qui a Teleroma dopo un bel po' di tempo, un ospite che non ha bisogno di alcuna presentazione. Buonasera e ben trovato a Giulietto Chiesa. Buonasera. Grazie naturalmente per aver accolto il nostro invito. Dicevo, è passato un bel po' di tempo da quando l'ultima volta era venuto a trovarci e non eravamo neanche a Roma, quindi insomma si perde un po' nella notte dei tempi. La seguiamo comunque con attenzione. Le voglio sottoporre subito la prima del Messaggero, che è il tema, ma l'industria italiana perde terreno e non è certo solo colpa dell'eurocrisi, perché i mali dell'economia italiana sono colpa nostra, preesistono all'euro e alla globalizzazione. In particolare su quest'ultimo aspetto, che ieri il Centro Studi Confindustria ha rilasciato l'ennesimo aggiornamento delle difficoltà con cui è alle prese il sistema produttivo italiano. L'Italia in 3 anni arretra dal quinto all'ottavo posto nella graduatoria della produzione manifatturiera mondiale, perdendo quote di mercato. India, Brasile e Corea del Sud ci sopravanzano. Cina, India e Indonesia tra il 2007 e il 2011 hanno conquistato 8,7 punti percentuali di quota di manifattura, passando dal 18 al 26,7%. Ma non è solo la concorrenza dei paesi emergenti a sopravanzarci. Altri paesi di vecchia industrializzazione reggono assai meglio di noi l'urto della crisi. Il Giappone resta ancora terzo, la Corea del Sud recupera 2 posizioni e si colloca al quinto posto. È un'analisi che dal suo punto di vista, che segue questi equilibri con grande attenzione, sta in piedi, regge, è convincente? No, non credo. Credo che innanzitutto il fatto che il Presidente degli Stati Uniti ci faccia la lezione mi fa un po' sorridere, francamente, Perché? perché Lehman Brothers non l'abbiamo fatta noi e le cosiddette grandi banche, cioè too big to fail, sono quasi tutte americane. Quindi l'origine della crisi che stiamo vivendo noi è nata negli Stati Uniti d'America e la responsabilità se la devono prendere tutta loro. Noi siamo semplicemente, tutti insieme gli europei, siamo stati quelli che sono stati infettati da questa crisi. Certo che se tu fai i mutui facili e liberalizzi totalmente il movimento di capitali, come dire, sottraendolo a ogni forma di controllo, cosa che in effetti è avvenuta, di fatto tu privi tutti gli stati, come è avvenuto, della possibilità di avere delle entrate accettabili. Le grandi compagnie multinazionali e le grandi finanziarie non hanno pagato neanche una lira di tasse. La gran parte delle loro operazioni si fanno negli offshore, quindi nella immensa redistribuzione a loro vantaggio delle risorse planetarie dell'Occidente è avvenuta, uso un brutto termine, fregando le popolazioni. Cioè? Cioè, sostanzialmente no, facendo in modo che tutte queste compagnie non pagassero le tasse a nessuno. L'esempio classico di tutte queste cose è Murdoch, il quale gira su tutto il mondo, ha giganteschi interessi in tutto il mondo, poi però i suoi capitali dove ce li ha? Negli offshore, e negli offshore sono fuori controllo, e gran parte, a quanto pare, l'80% di tutte le operazioni, a quanto pare, con certezza, l'80% di tutte le operazioni finanziarie che si svolgono minuto per minuto sono tutti over the counter, cioè fuori da ogni controllo reale, internazionale. Quindi, quando si getta la colpa sugli stati europei dicendo che sono arretrati e che hanno la responsabilità di non saper fare, c'è naturalmente una parte vera e riguarda anche noi, riguarda la corruzione delle classi politiche, eccetera, eccetera, tutto questo. Ma innanzitutto stabiliamo il principio che tutto quello che sta accadendo nella finanza mondiale è quella che John Kenneth Galbraith definiva l'economia della truffa. Noi siamo dentro una gigantesca truffa che è guidata, come la catena di Sant'Antonio, da un gruppo, da un pugno di banche che sono ormai diventate così potenti da poter dettare le loro leggi a tutti i governi del mondo. Vediamo come il Messaggero di taglio centrale titola rispetto agli equilibri relativi proprio a USA ed Europa. Unione Europea, pronto il piano salva Spagna. Obama chiama Monti e Merkel. La crisi peggiora, secondo Draghi. Il presidente americano subito misure per l'euro. Il presidente degli Stati Uniti, poi leggiamo Barack Obama, telefona a Mario Monti e alla cancelliera Angela Merkel chiedendo di rafforzare l'eurozona. E mentre prosegue l'offensiva diplomatica americana sul vecchio continente, e arrivo al nodo cruciale,
È pronto il piano dell'Unione Europea per salvare la Spagna. In campo un prestito del Fondo Salva Stati, sul quale una decisione definitiva verrà presa a fine giugno. Il governo spagnolo girerebbe poi i soldi alle banche in difficoltà e intanto arriva l'allarme, questo l'abbiamo già detto, del presidente della BCE Mario Draghi. Allora Chiesa, qui ci propinano ogni giorno una descrizione della realtà che è questa. O si salva il sistema bancario europeo a partire oggi dalla Spagna, oppure inevitabilmente anche noi, italiani, spagnoli, cittadini di questi paesi cosiddetti eurodeboli, pagheremo il dazio del fatto che le banche non stanno più in piedi. Ma è così oppure no? È così. Noi stiamo fino ad ora rifinanziando le banche che sono fallite. Questo è il problema fondamentale. Cioè, innanzitutto bisognerebbe... Tu hai detto una cosa molto giusta, ogni giorno ci presentano una versione dei fatti, però io vorrei chiedere brutalmente a tutti i commentatori economici dei più importanti giornali italiani, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, eccetera, eccetera, come mai non si erano accorti di tutto quello che stava accadendo? Se ne sono accorti nel 2007? Ma nel 2007 sono fallite tutte le banche occidentali, tutte le banche occidentali sono fallite tra il 2007 e il 2010. Perché non ce l'hanno detto? Io lo so che quelli, la prima risposta che danno questi miei colleghi, i nostri colleghi, dice se no cadeva, arrivava il panico. Va bene, ma il panico sarebbe arrivato comunque. Bisognava cominciare a dirlo che tra il 2007 e il 2010 tutte le banche mondiali dell'Occidente sono fallite. Allora, questo è il primo punto. Cosa facciamo? Le abbiamo rifinanziate, o meglio, le ha rifinanziate la Federal Reserve tra il 2007 e il 2010 erogando 16 trilioni di euro inventati al computer. Trilioni? 16 trilioni, vuol dire 16 mila miliardi di dollari. C'è l'elenco che è stato pubblicato perché... Per la prima volta nel 2010, fine 2010, due senatori americani sono andati a vedere i conti della Federal Reserve e hanno scoperto che la Federal Reserve illegalmente, cioè senza consultare il Presidente degli Stati Uniti, aveva erogato questi soldi per rifinanziare, vorrei che fosse chiaro, non solo le banche americane, ma tutte le banche più importanti dell'Occidente. Nell'elenco di quelli che hanno ricevuto questo popò di regalo ci sta... Ovviamente Goldman Sachs, Citigroup che sta in testa alla classifica, ma ci sta anche Deutsche Bank, ci sta anche l'Union des Banques Suisses, Le Credit Suisse, Paribas e così via discorrendo, il Bank of America naturalmente. Allora, quindi, non manca nessuno. Non manca nessuno dei più importanti. Allora, una volta li abbiamo rifinanziati, cioè cosa ha fatto la Federal Reserve? Ha preso i titoli, come dire, tossici, li ha calcolati come se fossero buoni, glieli ha comprati e gli ha dato in cambio dollari freschi. Va bene, questo è il risultato dell'operazione, cioè di fatto ha salvato le banche che erano too big to fail, troppo grandi per fallire. A questo punto cosa sta facendo l'Europa? Sta facendo più o meno la stessa cosa, fingono di avere funzioni diverse, però senza dirlo lo fanno, e cioè cosa fa Mario Draghi? Regala 1.000 miliardi di euro alle banche europee. E le banche europee si riprendono, ma a che condizioni? 1.000 miliardi di euro al tasso di interesse dell'1% per 3 anni, cosa che non era mai accaduta, e poi gli dice alle banche, andate a comprare il debito sovrano dell'Italia, della Grecia, della Spagna. Beh, questo aspetto almeno mi sembra che tra i vari elementi oscurati nel dibattito pubblico italiano un minimo sia uscito fuori, questo è emerso, no? Va bene, questo è stato trasparente, ma la domanda è, ma scusate, ma perché bisogna dare i soldi alle banche perché si compra il nostro debito? Perché, per esempio, faccio un esempio concreto, lo scriveva, guardi, nessuno lo dice. La interrompo per questo motivo, perché voglio approfondire il tema. L'altro giorno Polito... sul Corriere della Sera scriveva proprio questo, cioè che siamo passati nel giro di poco dalla necessità di salvare la Grecia e lo Stato greco a doverci preoccupare immediatamente della banca spagnola che non ha più liquidità. E in effetti poi i cittadini questo non riescono a capire. Sì, fanno fatica e hanno ragione a far fatica, perché ha ragione qui Tsipras, il leader di Syriza, che la scorsa settimana ha fatto un'intervista molto bella alla CNN. E alla signora, parliamo del leader sempre della sinistra, del leader radicale, della greca, sinistra radicale greca che ha vinto le elezioni, che secondo me le rivincerà, alla domanda della Christiane Amanpour, che fate, che fate? Lui ha risposto, in inglese dice, if we are going to hell, se ci mandano all'inferno, ha fatto una pausa, poi ha detto, subito dopo toccherà all'Italia, alla Spagna e a tutti gli altri. Quindi nessuno capisce niente. Io faccio una piccola osservazione. Ma perché invece di dare i soldi alle banche
il fondo europeo che ci vuole un fondo di salvezza europeo, ma è evidente che ci vuole, perché siamo tutti europei e quindi i ricchi hanno tratto vantaggio dai poveri o dai meno ricchi e hanno venduto e quindi sappiamo che la Germania ha venduto perfino le armi ai greci, quindi non ci vengono a dire che loro sono ricchi perché sono bravi e noi siamo un po' più poveri perché siamo meno bravi. Gli uni e gli altri hanno fruito della condizione, o fruito o subito la condizione del differenziale di efficienza dei singoli paesi. Niente di strano, si sapeva fin dall'inizio. Quindi cos'è questa stranezza? Pensare che la Germania è uguale alla Grecia, allora la domanda è: ma come mai avete fatto l'euro? Non ve ne eravate accorti che la Germania non era uguale alla Grecia quando avete fatto l'euro? Certo che se ne sono accorti, l'hanno fatto lo stesso, perché? Perché presupponevano che ci sarebbe stata un'azione di riequilibrio. Se non l'hanno fatta è colpa loro, non è colpa dei greci, voglio dire, è colpa di tutti, se vogliamo. Allora io dico, per esempio, bisognerebbe rifinanziare, ma non le banche, bisognerebbe rifinanziare gli stati. Allora sì, io sono favorevole, per esempio, all'idea di una banca centrale europea non più privata, ma nazionalizzata. Che si faccia presto un regolamento che offre alla banca centrale europea il ruolo di banca veramente prestatore in ultima istanza. Ma prestatore a chi? Se io ho 1.000 miliardi, di cui tra l'altro lo ricordavo, di questi 1.000 miliardi regalati alle banche europee, gli italiani se ne sono, le banche italiane, non gli italiani, se ne sono presi 167, una bella fettina. Ma perché io devo dare 167 miliardi alle banche che non li metteranno in circolazione, perché compreranno solo i debiti dallo Stato, e infatti le banche sono tutte ferme, gli imprenditori non ricevono credito, quindi vuol dire che quei soldi non sono andati alle popolazioni, agli imprenditori, su questo al lavoro. Mi pare insomma che non ci siano dubbi politici. Molti dei problemi dell'area dell'euro, ha detto ieri Draghi, non hanno niente a che vedere con la politica monetaria e non è compito della BCE sopperire alla mancanza di azione da parte delle altre istituzioni. In questo modo sembra tra l'altro aver escluso una ripresa del programma di acquisto dei titoli di Stato di paesi in difficoltà, sospeso peraltro da 12 settimane, chiesto per esempio dal governo spagnolo. Ancora una volta il presidente della BCE ha fatto appello alla creazione di una visione o quantomeno di un percorso per il futuro dell'euro che deve essere chiarito, ricordando l'esempio del rapporto Delors che ha fissato date e condizioni per i progressi verso la nascita dell'unione monetaria. Draghi ha aggiunto che non intende entrare in un mercato delle vacche con le altre istituzioni europee e i governi, scambiando future azioni della BCE con quelle altrui. Vista così la situazione, come va interpretata allora? Va interpretata col fatto che Draghi sta a metà strada tra gli Stati Uniti e la Germania. Sta cercando di mediare, ma media sostanzialmente più a favore degli Stati Uniti che della Germania. Ora, io voglio essere chiaro, la Germania sta facendo una serie di errori gravi, perché se la Germania vuole un'Europa, io sono convinto che lo voglia, un'Europa forte, non debole, deve essere in grado di farsi carico dei problemi dell'Europa, se no non l'avrà. E quindi credo che alla fine, se questa linea sarà troppo dura, la Germania la pagherà. Ma detto questo, io sono più favorevole a una politica di un'Europa forte che a una politica di un'Europa, come dire, subalterna al dollaro. Perché quasi nessuno dei commentatori si azzarda a dire una cosa che sta dietro l'angolo, fra un minuto. Cioè, io credo fondamentalmente che noi andremo a un grande crack mondiale, paragonabile a quello del 29. Perché, addirittura? Sì, sì, lo credo fondamentalmente, perché non vedo nessuna capacità dei gruppi dirigenti, né europei né americani, di capire qual è il quadro. Il quadro è molto semplice. Non credo che si possa affrontare, come dire, nella cucina quotidiana delle dichiarazioni di questo o quell'altro. Sono tutti trucchi di gente che sa poco, per la verità, e che bluffa molto. Allora, io faccio questo ragionamento. Tu hai dato, lei ha dato, vediamo come andiamo sul tuo. Allora, tu hai dato delle cifre. Le cifre che tu hai citato prima sono le cifre che dicono che il baricentro dell'economia mondiale si è spostato in Asia. In Asia, in Africa, in America Latina. No, in Africa lasciamo perdere. In Asia e in America Latina. Quelle di Giannino sul Messaggero. Benissimo, queste sono le cifre. Allora, il centro si è spostato là. Noi siamo diventati una periferia. Lo stesso dollaro non è più in condizione di dominare questa situazione.
lo stesso dollaro è in grave difficoltà, ne stampano tanti, l'unica questione che sanno fare è che stanno stampando dollari, va bene, grazie, ma oltre un certo limite il debito globale l'abbiamo già superato, il debito globale mondiale è superiore alla quantità delle risorse di coloro che dovrebbero pagarlo, quindi questo debito non è più risanabile, quanto più dollaro crei, tanto più avrai un debito gonfiato e questo debito gonfiato prima o dopo esplode. Quindi questo è il punto. Allora, qual è la situazione? La situazione è che c'è il dollaro, l'euro e lo yuan. Sono i tre veri protagonisti ancora del mercato mondiale. I cinesi, che sono i più lungimiranti di tutti, stanno dicendo che per uscire da questa situazione bisogna creare una nuova moneta. Bisogna andare di nuovo a Bretton Woods, ma da un'altra parte, lo faremo a Pechino, non lo so, lo faremo a Hong Kong, vadano dove vogliono, ma il punto è inevitabile se si vuole evitare il crack. E cioè tu devi mettere insieme i grandi giganti del pianeta, che sono Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti, magari aggiungendoci la Russia, e insieme definire un nuovo pacchetto. Ma questo è un problema pressoché irrisolvibile, perché significherebbe, se gli americani accettassero, che da quel momento non sono più gli azionisti principali del Fondo Monetario Internazionale, diventano co-protagonisti. Quindi posta così non c'è via d'uscita? Temo di no. Vediamo, l'unica speranza, in qualche misura, tra virgolette, è se Obama vince le elezioni, si trova di fronte a un secondo mandato in cui può decidere qualunque cosa, perché intanto non deve più essere rieletto, avrà le mani relativamente libere e potrebbe, lo dico scherzando perché non lo farà comunque, ma potrebbe parlare agli americani e dire, non fare la predica agli europei, dovrebbe andare agli americani e dire: cari concittadini degli Stati Uniti d'America, abbiamo vissuto gli ultimi 50 anni al di sopra delle nostre possibilità, il tenore di vita del popolo americano è negoziabile e noi dobbiamo negoziarlo, e quindi accingiamoci a fare un discorso col resto del mondo. Quantomeno non lo fa nei prossimi mesi, insomma, perché sicuramente sarebbe un minimo controproducente. Appunto, infatti non lo farà, io credo che non lo farà né prima né dopo, e tuttavia è quello che bisogna che qualcuno glielo spieghi. Voglio mostrarle quello che scrive Liberal sulla sua prima pagina, perché si lega agli aspetti che ha citato e che poi inevitabilmente finisce in secondo piano, perché noi parliamo solo del governo tecnico, della fine dei partiti e via discorrendo. C'è un boxino però interessante, non so quanto lo condivida, e Putin fugge a est. Lei che insomma qualcosa, credo, prima di Unione Sovietica e poi di Russia la sappia, può commentarlo al meglio. Un nuovo patto economico con la Cina, lo zar a Shanghai, zar tra virgolette naturalmente ma non troppo, parla di affari con Hu Jintao. Di fronte all'Europa che annaspa nella crisi dell'euro e agli USA sempre più preoccupati di scongiurare che il contagio passi l'Atlantico, c'è un nuovo blocco che gode ottima salute e che si organizza superando storici dissidi e altrettanto antiche dispute ideologiche. È una specie di G8 alternativo che si muove attorno a una sigla dall'apparente profilo basso, SCO, Shanghai Cooperation Organization, comparsa appena nel 2001 ma che rivela ormai le sue vere ambizioni, fare dell'Eurasia la potenza mondiale di domani. Sì, questo è un articolo che è molto simile a quello che ha pubblicato oggi l'Herald Tribune. Una grande paginata in cui si dice Russia e Cina si stanno avvicinando, diciamo così, e danno un giudizio entrambe molto negativo sul ruolo dell'Occidente. È ovvio, ma io credo che sia nell'ordine delle cose. La Russia guarda dall'altra parte perché ha tutti i motivi per farlo. Una grande intesa tra Cina e Russia metterebbe la Russia definitivamente al riparo da ogni, diciamo così, da ogni pericolo per il futuro, essendo un paese che ha risorse sterminate e che quindi sarà appetito da tutti. Io per esempio da tempo sostengo questa tesi, che se l'Europa volesse svolgere un ruolo pacificatore nella direzione che dicevo prima, dovrebbe allearsi con la Russia, un'alleanza strategica. L'Europa ha un sacco di cose che la Russia non ha. La Russia ha un sacco di cose che l'Europa non ha, a cominciare dalle risorse energetiche. Del resto, guardiamo la situazione sotto il nostro naso. La Germania, che sta facendo tutto quello che sta facendo, è l'unico paese europeo in questo momento che punta direttamente sulla Russia.
direttamente. C'è un aspetto che però mi incuriosisce, perché altrimenti chiudiamo bottega, la trasmissione si esaurisce oggi, non la facciamo più. Qui abbiamo passato un mese di tempo a parlare, allora, di Hollande che fa pressione sulla Merkel e che mette il tema della crescita in primo piano. Poi c'è Monti che spinge, ovviamente sempre con un po' di prudenza per questioni di rapporti, project bond, euro bond, vie di uscita per cercare di intervenire naturalmente, la golden rule che riguarda il fiscal compact. Insomma, sono termini che ormai fanno parte, questi sì, per davvero della conoscenza comune, largamente diffusa. C'è stato il voto in Irlanda che ha avuto un minimo di spazio anche sulla stampa italiana, però lo scenario che dipinge Chiesa è uno scenario che comunque sembra sovrastare nettamente una discussione che così è veramente di profilo infimo, non basso. Assolutamente, noi abbiamo una discussione del tutto provinciale, sparisce il mondo, e siccome il centro del mondo sta da un'altra parte, se continuiamo a discutere qui non capiremo nulla, e il difetto di questo dibattito è proprio il provincialismo assoluto. Se tu la guardi da un altro punto di vista cominci a capire che le vie d'uscita non sono quelle di fare il pareggio in bilancio, che fa ridere, ma fa ridere sul serio. La cosa impressionante è che queste cose, guardate un po' da fuori, rivelano la debolezza. Tutti l'hanno rilevato, cioè fai il pareggio in bilancio, fai il fiscal compact e poi devi calcolare che le entrate dello Stato si dimezzeranno drasticamente. Cosa vuoi fare? 3,5 miliardi nel primo quadrimestre moltiplicato per 4 e sarà peggio, perché c'è stato anche il terremoto. Arriveremo alla fine dell'anno che avremo un calo drammatico delle risorse dello Stato, in più aggiungi avrai la popolazione impoverita, per cui pensare a una crescita è totalmente impossibile. Qui ci vuole un diverso modo di concepire il mondo, niente da dire. La questione chiave è: bisogna tagliare le unghie alla grande finanza che ha ingannato il mondo e che ha accumulato immense ricchezze. Bisogna dire le cose come stanno, bisogna nazionalizzare tutte le più importanti banche dell'Europa. Questa è la strada. E la nazionalizzi, e dopodiché le guidi le banche e fai andare gli investimenti dove devono andare per creare lavoro. Quindi quando parlano di Tobin Tax come soluzione di tutti i mali, anche Tobin lì parliamo tax, di... Ma Tobin Tax è un microscopico, esatto. è un passaggio tassello. Assolutamente. A questo punto, in queste condizioni, è un passaggio inessenziale. Voglio dire, tu dicevi una cosa, tutti hanno capito queste cose, non è vero. La gran parte della gente non capisce niente. Ma diciamo, ormai voglio dire, su quei temi un po' di consapevolezza c'è. No, te lo dico, sono stato recentemente... Insomma, ieri c'era questa apertura condivisa di tutti che scrivevano non ci sono le entrate previste, l'allarme della Corte dei Conti, meno 3,4 miliardi. Ritengo, insomma, che anche i miei nonni sarebbero in grado di comprendere che con i consumi così bassi... Questo poi, lo capisco. Inevitabilmente. Questo lo capiscono tutti, però ti garantisco, sono stato a Favara, Sicilia, vicino ad Agrigento, ho fatto un dibattito la scorsa settimana e questi ragazzi che mi hanno invitato, molto bravi, cosa hanno fatto? Invece di far parlare solo me, mi hanno fatto precedere da un'intervista che avevano fatto per le strade di Favara alla gente, dove gli chiedevano che cos'è lo spread, che cos'è lo debito pubblico, che cos'è il debito pubblico, chi è il presidente della Commissione europea. Nessuno degli intervistati giovani ha saputo rispondere a queste domande. La gran parte della gente non capisce nulla, lo sappiamo in dieci e secondo me non sono neanche così sicuro che quei 10 lo sappiano. Quindi non è questo il problema. Il problema è che bisogna capire che noi siamo stati gettati in una trappola, è una trappola dalla quale non si esce, e questa trappola si chiama Trattato di Maastricht. Se nel Trattato di Maastricht tu scrivi che gli Stati europei, per finanziare le loro attività, devono obbligatoriamente fare ricorso al mercato finanziario internazionale, e se questo mercato finanziario internazionale è composto da un gruppo di malfattori che stanno decidendo loro, non il mercato, ma non esiste nessun mercato, ma parliamoci chiaro, ma chi è che determina il valore del nostro debito? Quando Standard & Poor's, un mese fa, in un giorno solo decide di declassare 9 paesi europei e ci mette dentro anche la Francia, ma chi glielo dà questo diritto? Ma per quale motivo noi dovremmo sottostare al giudizio di un funzionario che sta seduto non si sa dove a Manhattan e decide che la Francia, lascia perdere l'Italia, che la Francia non è un paese di cui possiamo fidare? Almeno di questo un po' si inizia a parlare, insomma, di questo benedetto ruolo dell'agenzia di rating. Ci dobbiamo fermare e devo dirle che con una certa inquietudine vado in pubblicità, tra poco.
che c'è una tornata elettorale, sembra che improvvisamente tutti si accorgano di quanto risulti stantio il sistema partitico italiano. Poi passa un po' di tempo e accade, come nella giornata di ieri, mi riferisco in particolar modo a De Gregorio più che a Formigoni, che nel momento in cui bisogna dare un segnale, non necessariamente giustizialista, ma di chiarezza ai cittadini, la politica invece tende all'autoconservazione. Così? Sono morti tutti, secondo me. Nel senso che questo che abbiamo visto adesso è la prima scossa di terremoto politico che travolgerà questo sistema politico. Da qui, cioè? Boh, io sono convinto che ci sono 10 milioni di italiani che o non hanno votato o cominciano a votare per Grillo. Aumenterà la quota di Grillo sicuramente, e questi partiti possono soltanto rimanere in sella se truccano un'altra volta le carte. Ma non gli servirà neanche questo. Io credo che da qui a un anno noi potremmo avere una situazione completamente diversa. Se, per esempio, Grillo e insieme ad altre parti del campo, io lo chiamo la voragine, qui c'è una voragine, siamo caduti tutti dentro questa voragine, nessuno rappresenta, io mi sento in quella voragine, non rappresentato da questo Parlamento e neanche da questo Presidente della Repubblica, dentro quella voragine c'è la gente che cerca una maniglia di riferimento. Se gli viene offerta questa maniglia, finisce la Seconda Repubblica e nasce un altro paese. Io mi batterò per quello, perché penso che questa classe politica non è più recuperabile. Quello che hanno fatto in questi giorni è la prova provata. Guarda sulle nomine della GCOM che cosa hanno combinato, fino al punto di mettere la moglie di Bruno Vespa dentro il... Ma cioè, siamo diventati pazzi tutti, loro per la verità. Questi non sono per la verità in gran parte talmente corrotti che non riescono a vedere più nulla, sono ciechi. Come diceva col proverbio, chi vuole perdere Dio lo acceca. Vabbè, più o meno siamo lì. Ma in realtà ormai sono fuori gioco tutti, perché questi io li definisco i maggiordomi di secondo livello. I maggiordomi di secondo livello sono la politica, cioè il palazzo. Adesso sono già stati superati i maggiordomi del primo livello, che sono i tecnici, Monti, eccetera. Gli uni e gli altri sono maggiordomi di quelli che io chiamo i proprietari universali, cioè i 100 banchieri che determinano il nostro destino. Per cui la cosa è molto chiara: con questo tipo di classe politica noi non siamo in grado neanche di difenderci. Ma il fatto che Monti, ad esempio, abbia provato a riguadagnare posizioni di prestigio e di credibilità del Paese nel consesso europeo, a prescindere naturalmente da quel macro discorso che abbiamo fatto a lungo, non era già un buon motivo per credere nell'operato del governo tecnico? Questo lo dico a prescindere naturalmente da provvedimenti impopolari, da scelte che possono non aver convinto. Io quando sento parlare di provvedimenti impopolari penso subito che vogliano dire provvedimenti antipopolari. Mario Monti è venuto per fare dei provvedimenti antipopolari. E perché hanno scelto lui? Perché siccome non era dipendente da nessuno, lui poteva farli perché appunto non deve rendere conto a nessuno se non a quelli che stanno sopra di lui. E quindi non posso fidarmi di uno così. Noi siamo stati privati della possibilità di decidere il nostro destino. Da chi? Da coloro che hanno in mano le leve della nostra finanza. Questo è il quadro, questo è Monti. Poi capisco che una parte del mondo cosiddetto di centrosinistra, un po' critico verso il centrosinistra, ha pensato: evviva, non c'è più Berlusconi, siamo stati salvati. Ma si sono sbagliati tutti, perché non c'era più Berlusconi, ma è venuto uno che poteva fare peggio di Berlusconi. E secondo me effettivamente è quello che è accaduto. Tant'è che se si vuole una risposta semplice è che oggi siamo tutti più poveri di ieri. Se vai in giro e dici questa cosa, tutti risponderanno sì, grazie. Chi è stato il protagonista di questa operazione? Il signor Mario Monti. Grazie, siamo tutti più poveri di ieri. Andiamo avanti così, a ottobre saremo tutti più poveri di oggi. Però il ragionamento di fondo, guardi, io a prescindere dalle valutazioni, sembra quasi che però allora tutti, compresi, non so, anche Bersani da una parte, Berlusconi dall'altra, ma soprattutto prendiamo in mano la situazione del Partito Democratico. C'è un'intera classe dirigente che ha alle spalle una storia politica legata alla militanza, un sentimento d'appartenenza, che sostanzialmente prova ad abbindolare gli italiani, se devo arrivare al corollario di questo presupposto che hai esposto. Assolutamente sì, infatti io non faccio distinzione, perché non vedo né una destra né una sinistra.
le stesse cose che abbiamo letto adesso sui titoli dei giornali dicono che c'è un inciucio permanente, cioè è tutto un giro, si mettono d'accordo, sono tutti d'accordo, sono tutti sulla stessa barca, guarda la questione dei rimborsi ai partiti. Qual è la differenza tra il Partito Democratico e il PDL? Qual è la differenza? Hanno tutti reagito nello stesso modo, perché pensano a se stessi. Pensano di arrivare in fondo guadagnandosi la pensione e così saranno tranquilli, ma non c'è più nel loro futuro niente. Se permetti torno di nuovo alla questione del mondo. Siccome abbiamo una classe politica, ecco questa sì è una caratteristica italiana, abbiamo la classe politica più ignorante d'Europa. Io ho fatto l'esperienza, sono stato 5 anni al Parlamento europeo e posso dire che come testimone di questi 5 anni non ho visto cose peggiori di quelle dei gruppi parlamentari italiani. Addirittura? Sì, gli altri, quasi tutti gli altri che ho conosciuto, molti altri, hanno livelli di cultura politica superiore. I francesi sicuramente, i tedeschi sicuramente. Ma come, guardi, io spesso, gli spagnoli. Spesso abbiamo ospitato europarlamentari che vengono qui e ci danno lezioni su come si porta avanti l'attività parlamentare, tempi contingentati, provvedimenti che vengono approvati. Non è così, è una realtà virtuale. Non è merito loro. Ci sono in Europa molte cose buone e anche molte cose non buone. Una delle cose buone è che si parla meno. Per cui se vai a parlare in assemblea plenaria ti danno 3 minuti, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, eccetera. Queste cose sono positive, però non è quello il Parlamento è l'attività legislativa. Un deputato che viene eletto al Parlamento dovrebbe occuparsi delle leggi e io invece vedevo i miei colleghi con i telefonini in mano che occupavano 2/3 del loro tempo a parlare con i clienti italiani. E questo è il modo di fare il deputato, se parli tutto il giorno dei clienti, io ti do questa a te, ti do questa, è la gigantesca rappresentazione del voto di scambio. Un parlamentare non deve avere i clienti, un parlamentare viene eletto per fare le leggi, non per i suoi clienti, ma per tutti. E invece noi abbiamo la gran parte dei nostri deputati che pensano solo ai clienti. Come possono fare i deputati in queste condizioni? Abbiamo 5 minuti, dato che l'ha evocato a lungo Mario Monti, le voglio mostrare la prima del tempo, anche questa appena arrivata in redazione. Naturalmente rispetto ad altre serate ci sono meno quotidiani perché si stanno protraendo le chiusure proprio in virtù delle notizie che arrivano da Brindisi. Vale la pena però dare un'occhiata a come apre il quotidiano diretto da Mario Sechi. La City lo boccia, Obama lo chiama. Monti, per il Financial Times, il Premier pensa troppo all'Europa e poco all'Italia. La telefonata del Presidente USA, ma questo l'abbiamo già detto, bisogna rafforzare la capacità dell'Eurozona. Sechi scrive sulla prima del tempo, non mi convince neanche un po' l'articolo che ha rimproverato al Presidente del Consiglio Monti un suo eccessivo interessamento per l'Europa a discapito delle cose italiane. Non siamo nati a Londra, ma non ci sfugge che dietro il Financial Times ci siano gli interessi della City, alta e bassa finanza, qualche volta cose da bassi fondi. Se c'è una cosa che deve fare Mario Monti è quello di occuparsi di Europa e alla svelta, con buona pace dei sudditi di Sua Maestà la Regina. La partita della crescita, dell'equilibrio dei conti e del nostro futuro di cittadini che comprano e vendono in euro e non in sterline si gioca a Bruxelles, a Strasburgo, a Berlino e non sulle sponde del Tamigi. Non a caso ieri il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha fatto uno squillo a Monti, servono l'Italia e il suo Premier per convincere la cancelliera Merkel a cambiare idea sul rigorismo che sta per diventare un rigor mortis per il vecchio continente. I colleghi del Financial Times sono in gamba ma non infallibili. E in questo caso stanno sbagliando. Vede qui l'analisi com'è contingentata rispetto a quella che fa lei? Infatti, molto contingentata. Io sono dell'avviso, sì, in effetti, che Mario Monti dovrebbe pensare, ma è una ridicolaggine dirlo perché non è così, ma dovrebbe pensare all'Europa. Certo, è evidente, noi siamo dentro l'Europa e se usciamo bene, ne esce bene anche l'Europa e viceversa. Il problema è come. Perché se tu pensi all'Europa facendo quello che ha fatto fino ad ora Mario Monti, io credo che non farai nulla di buono. Se tu invece pensi all'Europa in termini che io suggerirei urgenti, per esempio fare una bella proposta di incontro a Roma della Grecia, della Spagna, del Portogallo e dell'Italia e magari anche della Francia, per mettersi insieme d'accordo su come andare a Francoforte, a Bruxelles e dire allora noi siamo Europa, noi siamo i cosiddetti pigs, noi vogliamo un'altra Europa,
che non sia dipendente dalla finanza internazionale e in particolare, giustamente, dalla coppia Wall Street City of London. Questo è il vero problema. Se l'Europa vuole essere forte, deve stabilire una linea di demarcazione rispetto alla linea del mondo anglosassone, che ha in mano tutte le leve della finanza mondiale. È questo che bisogna capire. Allora, la domanda, Monti, ti vuoi occupare dell'Europa? Sì. Allora devi dire che sei Europa e ti devi mettere insieme a tutti quelli che sono in questo momento presi sotto il cappio del ricatto e dire o l'Europa si fa con noi oppure non la fate questa Europa. Io credo che il modo migliore per andare a trattare con la Germania sarebbe di fare questo, che è la stessa proposta che ha fatto Tsipras, identica. Allora voglio chiudere, ci rimangono 2-3 minuti, con la prima del Sole 24 Ore, dedica sempre spazio ai dati relativi all'industria italiana, insomma ci mancherebbe, visto l'editore, l'industria italiana arretra a fare di più per la crescita, Squinzi non rassegnarsi, lo sviluppo è la nostra stella polare, ma quel che mi colpisce poi è il titolo relativo a Draghi, Draghi sosterremo le banche, BCE non tocca i tassi ma apre a nuovi prestiti limitati. Le dico questo perché, a dire la verità, la ringrazio perché, a parte l'aspetto distruttivo, ha messo in campo una proposta, quindi uno può ragionare anche su come uscire dalla situazione. Però a giudicare da quello che leggo, mi sembra che ci sia una distanza abissale tra quelli che sono oggi i temi dominanti messi in campo da Confindustria, dai sindacati, dagli editorialisti e il ragionamento che ha fatto lei. Trovo che questa distanza così larga sia un po' difficile da colmare anche con quest'ultima idea che ha lanciato. Oppure c'è una necessità tale che ci si arriverà comunque? Io ho l'impressione che da qui a ottobre il quadro cambierà in fretta, perché il voto greco mi sembra ascoltato, si dice adesso vinceranno di nuovo i partiti di prima, non lo credo, non credo, credo che i greci abbiano superato il livello di guardia. Siccome anche l'Italia si avvia in questa direzione e presto, prestissimo anche la Spagna, il quadro politico imporrà un cambio di movimento. Lei ha ragione a dire che tra le cose che penso io e il quadro che abbiamo di fronte c'è un abisso, è per questo che io sono purtroppo pessimista, però ci vorrebbe tempo per discutere, ci sono cose che diventano più forti anche delle classi dirigenti, quando il mondo precipita si determina, come dire, uno spartiacque, una parte di questi proprio crollano e vengono fuori le idee nuove. Io alcune di queste le vedo da tanto tempo, sono talmente evidenti, alcune di queste cose io l'ho scritte nel mio libro, si chiamava Superclan, 2003, sembrava un secolo fa, ma era già descritto tutto e non è che io ci ho scritto, io sono un profeta, io non sono un profeta, io mi limito a mettere insieme le cose, faccio il giornalista, faccio 1+1=2, le metto insieme, le spiego, si vedeva già tutto prima, allora basta non cascare nella trappola, quello che dico adesso è quasi inevitabile, l'Occidente non regge questa situazione perché non è più dominante, fra 5 anni, finiamo con questo, fra 5 anni noi avremo di fronte una Cina e mezza. Questi sono i cifri. Se la Cina continua a crescere al tasso del 9%, 9 per 5 fa 45. Fra 5 anni noi avremo di fronte il motore principale del pianeta, 1.300.000.000 di cinesi, poi aggiungiamo gli indiani e tutti gli altri. Vogliamo continuare a ragionare così? Ma se continuiamo a ragionare così saremo spazzati via, è una cecità assoluta. Quindi io sono convinto purtroppo che abbiamo tutti un colpo di reni intellettuale, morale, e allora forse possiamo risolverlo, ma non da soli, senza i cinesi non lo risolveremo. So come dire, il colpo di reni significa prendiamo atto che il mondo è cambiato radicalmente nel corso degli ultimi 20 anni, fine. Quando prendiamo atto saremo più saggi. Forse questo dato della Cina andrebbe raccontato un po' più da vicino anche ad Angela Merkel, se posso permettermi, sembra che invece il modello tedesco sia l'unico da inseguire, poi uno va ad analizzare anche le differenze relative ai PIL negli ultimi anni e insomma poi emergono dati comunque interessanti. Approfitto per ringraziare e ridarle anche l'appuntamento prima dell'estate in questi studi, Giulietto Chiesa. Grazie ancora. Buonasera.